eventi che hanno come cuore tutta quella serie di trasformazioni che sono indispensabili per noi imprenditori, per le nostre imprese, per i nostri manager, affinché le trasformazioni in essere in questo periodo siano veramente virtuose, siano veramente efficaci per aumentare, in ultima analisi, la competitività delle nostre imprese, la possibilità per il nostro sistema territoriale e, perché no, sistema paese, di essere parte dei mercati in così profonda trasformazione in un periodo così difficile ma anche strapieno di opportunità. E per cui con grande piacere chiedo a tutti il benvenuto a questa prima serata in collaborazione con il Centro Einaudi. Grazie. Ecco, come Presidente del Centro Einaudi non posso che innanzitutto ringraziare l'Unione Industriale per l'ospitalità di queste riunioni, ma soprattutto della partnership che si sta realizzando questa sera per la prima volta e proseguirà attraverso un cadenzato calendario di incontri rivolti agli imprenditori torinesi e anche non, che volessero ascoltarci, su temi fondamentali della vita d'impresa, dello sviluppo, della crescita, che sono i grandi imperativi di questo momento di ripresa così importante per tutti noi. Il programma nasce mese per mese, quindi oggi è soltanto il giorno inaugurale ed è per questo che mi permetto di portarvi via questo minuto di ringraziamento rispetto alla la sostanza del tema che viene affrontato oggi, che è quello che è sostanzialmente un argomento di metodo più che di merito, un metodo per creare un tassello in più, per avere un tassello in più, anzi avere un tassello preliminare alla crescita e al successo dell'impresa. Anche noi abbiamo, stasera mettiamo il primo tassello, nei mesi successivi, con cadenza appunto mensile, andremo avanti a toccare argomenti diversi tra di loro, ma con il comune denominatore dell'utilità per l'impresa. Questi incontri devono avere una loro utilità pratica, devono essere arricchimento di cultura d'impresa, essendo questo un punto davvero di convergenza tra il Centro Einaudi, che ho l'onore di rappresentare, e l'Unione Industriale, che ci dà l'onore di collaborare con noi e noi con loro per raggiungere questa finalità. Quindi fin d'ora buon lavoro sia questa sera sia nelle successive occasioni di incontro. Bene, grazie, grazie ad Alberto Del Pozzo, grazie Beppe Facchetti per l'introduzione e adesso entriamo nel vivo del seminario che organizziamo questa sera. Ora, il rapporto tra tecnologia e organizzazione. Siamo arrivati alla quarta rivoluzione industriale, forse la quinta è imminente con l'introduzione dell'intelligenza artificiale, siamo arrivati comunque alla quarta rivoluzione industriale. Ad ogni rivoluzione industriale abbiamo registrato dei cambiamenti fondamentali nel rapporto tra l'impresa e le persone, tra il capitale e il lavoro, diremmo, e abbiamo osservato dei cambiamenti nelle forme organizzative. Negli ultimi decenni, soltanto per dirne alcuni, l'introduzione dell'elettronica ha prodotto sistemi tecnologici che sono riusciti a automatizzare la produzione di massa e sono riusciti ad organizzare il lavoro in modo diverso, principalmente schiacciando le piramidi organizzative e distribuendo le responsabilità. Sembrava che modelli organizzativi di questo tipo, ispirati al toyotismo, fossero in qualche modo il top che si potesse raggiungere, ma è arrivata la quarta rivoluzione industriale, una rivoluzione che è già in corso,
che è ampiamente diffusa ormai insieme ai suoi cambiamenti organizzativi. Nella riunione di oggi parliamo di un libro che si chiama Il tassello mancante, un libro che è stato realizzato da un gruppo di ricercatori che si è incontrato periodicamente a Torino presso il Centro Einaudi e a Milano e che ha analizzato il rapporto tra organizzazione e tecnologia facendo che cosa? Realizzando degli studi di caso, cioè andando a vedere dove si erano introdotte delle innovazioni importanti in qualche modo di ultimissima generazione, come era cambiata l'organizzazione e quali elementi del cambiamento organizzativo erano stati, diciamo, virtuosi nel rendere più, diciamo, efficace l'innovazione tecnologica ai fini del miglioramento del prodotto, della competitività, come diceva Alberto Dal Pozzo, ma anche ai fini del benessere dei lavoratori, dei collaboratori, di coloro che poi lavorano nelle aziende. Abbiamo il piacere questa sera di avere due protagonisti di quegli studi di caso, Paolo Fossati, R&D and Public Fund Manager di ITT, l'impresa che rappresenta, e Donatella Pinto, responsabile della consulenza della formazione di Comau. Ecco, io passerei la parola, introdurrei intanto queste due relazioni, prego i relatori di stare in 10-12 minuti per il loro primo speech, mentre prego tutti coloro che vogliono intervenire, che ci stanno ascoltando dalle loro sedi, dalle loro case dai loro uffici, di scrivere le domande sulla chat, perché sarà mia cura prendere nota delle domande e farle ai relatori per un secondo giro più rapido. Poi abbiamo dei discussant che annuncio, che saranno Giuseppe Della Rocca, che è uno degli autori del libro, professore di sociologia e organizzazione nell'Università di Torino, e poi abbiamo Andrea Gavosto e lo stesso Alberto Dal Pozzo come vicepresidente dell'Unione. Andrea Gavosto è il direttore della Fondazione Giovanni Agnelli. Allora, questo è il menu di oggi, e quindi il primo a parlare è Paolo Fossati. Eccoci, innanzitutto buonasera a tutti. Mi sentite? Sì. Tanto ringrazio il Centro Einaudi e l'Unione Industriali per avermi dato la possibilità di partecipare a questo seminario. Innanzitutto vi presento brevemente che cos'è ITT. Sì. Allora, ITT, io rappresento ITT Italia, e la sede di Barge si inquadra in quello che è ITT. ITT brevissimamente è composta da tre divisioni: Motion Technologies, Industrial Process e Connect Control Technologies. Ognuna ha le sue specifici prodotti su cui non mi soffermo. Mi soffermo adesso un attimo brevemente in più su quello che è Motion Technologies, la divisione di cui ITT fa parte, Barge fa parte. La parte si vede qua da questo grafico, che la parte di pastiglie e freno è quella predominante, più della metà, molto di più della metà del fatturato. A questo punto approfondisco ancora di più il discorso sempre su Motion Technologies, dove qua si vedono i prodotti che facciamo, sono sostanzialmente, per quello che concerne ITT Italia, pastiglie e freno. E ecco qua, andando ancora in più nello specifico, vi faccio vedere come si inquadra la sede di Barge
dentro a questa multinazionale. Diciamo che questa società, Motion Technologies, ha circa 2.500 dipendenti, di cui 1.100 sono a Barge, quindi sono numeri importanti di Barge, così come ha 3 centri di ricerca, di cui quello di Barge ospita circa 150 persone. Anche qui sono dei numeri abbastanza rilevanti nel nostro contesto aziendale. Così come anche se guardiamo sotto l'evoluzione dei numeri di pastiglie prodotte, parte una costante crescita, poi che è stata solo interrotta l'anno scorso, ma i numeri di quest'anno sembrano, la tendenza sembrano riprendere i numeri degli anni precedenti, di cui circa la metà, un po' meno, è sempre costituita prodotta dalla serie di Barge. Quindi, diciamo, da qua si deduce l'importanza che ha per ITT questa sede, in cui sono concentrate tutte le R&D principale e tutti quelli che potremmo chiamare servizi di staff, quelli che fanno da supporto a tutte le sedi worldwide. Ecco, diciamo, per noi l'innovazione è una cosa fondamentale, tant'è che i nostri diciamo principali progetti di ricerca sono stati anche finanziati grazie al contributo della Regione Piemonte e anche del Ministero dello Sviluppo Economico. Questi sono i progetti che sono un po' più recenti. Abbiamo anche un progetto che è terminato nel 2018, che è sempre stato finanziato dal MISE. Poi questa adesso è la parte di cui mi occupo, io la conosco bene. Ecco, adesso veniamo a quello che è l'esempio che noi consideriamo un esempio di Barge. Questo è, che vedete nella fotografia, è quello che noi chiamiamo Innovation Center, ed è una struttura stata progettata dagli architetti Isola, ed è stata proprio pensata per, adesso vi vado a presentare, poi ne parliamo dopo, un po' di postazioni di lavoro. È stata pensata con una regola, cioè la regola è che nessuno ha il posto a scrivania fissa. La scrivania ognuno la sceglie al mattino e poi alla sera deve lasciarla libera. Ci sono diversi tipi di postazioni a seconda che sono state pensate a seconda dell'utilizzo che la persona vuole fare. Questa, per esempio, è sono dei tavoli di lavoro destinate allo spazio comune. Io, per esempio, mi metto spesso in uno di quei tavoli proprio che si vedono qua. Queste sono delle postazioni fisse, quelle che vediamo in centro sono le classiche postazioni a cubicolo dotate di schermo, sedia, eccetera. Poi qui ci sono degli altri tavoli. Poi questa, per esempio, è una postazione singola, insonorizzata, diciamo che è una specie di vetrina chiusa dove una persona, se ha bisogno di lavorare, concentrarsi oppure fare una telefonata, una call, lo può fare tranquillamente. E poi vabbè, abbiamo questa, per esempio, è una sala che normalmente è destinata a fini ricreativi, è di fronte alla caffetteria, ma è dotata comunque di uno spazio ampio, è dotata, come vedete, di un tavolo con uno schermo, quindi questa può essere usata come all'occorrenza per organizzare eventi, tant'è che tutte le sale riunioni, inclusa questa, che può essere considerata una sala riunione, sono gestite da un sistema elettronico di prenotazione, quindi la persona che ha bisogno di una sala riunione la prenota, quindi i posti singoli non sono prenotabili, ma tutte le sale riunioni sì. Questo è un altro esempio di spazio libero a tutti, attrezzato, non prenotabile. Questa è un'area di lavoro pensata per lavorare informalmente. Qui questa è dotata di un telefono, è dotata di uno schermo e di un tavolo, ed è un'area aperta a tutti. Questo è una vista panoramica dove si vede appunto, questa è l'indicazione di tutte le sale riunioni. Ce ne sono una ogni piano. I piani dell'edificio sono il piano terra, il primo piano e il secondo piano. Ecco, qua appunto veniamo proprio, voglio dedicarmi un pochettino di più a quello che sta dietro a questa palazzina. Quindi questo il concetto è una gestione degli ambienti
evoluta. Cioè, gli spazi sono diversi a seconda del tipo di lavoro che la persona deve fare. Diciamo, tendenzialmente non ci sono regole, anche se comunque avendo degli stipendi assegnati ogni piano, diciamo, tendenzialmente molte persone occupano un piano, ma non è assolutamente una regola. Per cui diciamo che se la persona deve fare un lavoro di team, per esempio, può farlo e può organizzarsi la giornata con i colleghi del team interessato. Infatti in questa struttura sono presenti la maggior parte dei profili qualificati, quindi la maggior parte delle persone di R&D, non tutte, perché in realtà abbiamo anche degli altri uffici sempre R&D, anche se quest'anno la maggior parte delle attività R&D verranno trasferite in questa palazzina con un ampliamento che è tuttora in corso. Quindi il concetto è di trasferire la maggior parte delle attività qualificate dentro a un'area comune, e in quest'area ci sono anche alcune persone che interagiscono strettamente con chi si occupa della progettazione. Quindi ci sono i collaudatori, ci sono anche i commerciali, ci sono anche i project manager, che sono le persone che si occupano di gestire, sono l'interfaccia della realizzazione tecnica di un progetto col cliente, quindi sono responsabili della tempistica, quindi interagiscono con tutti. E quindi, diciamo, se la persona ha bisogno di fare una riunione di team, la può fare. Se c'è per esempio un problema tecnico, può essere gestito in questa maniera, tenendosi vicino ai colleghi che sono più indicati per quel tipo di lavoro. Quindi vabbè, poi la gestione efficiente dell'energia è una cosa che non è caratteristica, è caratteristica di molte palazzine, ma anche di questa. Quindi appunto, come dicevamo prima, tutto è stato pensato sull'activity based working, quindi che è una metodologia che fa sì che lo spazio venga progettato non in maniera fissa come veniva fatto fino a qualche anno fa. Anch'io vengo da un'esperienza comune. Quando sono stato trasferito in questa palazzina, io come altri abbiamo impiegato un certo tempo per adattarci, però devo dire l'esperienza per quanto riguarda me e anche tanti altri colleghi è positiva, e la maggior parte delle persone non tornerebbe indietro dopo questa esperienza. Ecco, poi ancora un piccolo approfondimento su come diciamo questa palazzina si è adattata, è stata usata di fronte all'emergenza Covid che è ancora in corso. Diciamo, partendo dai prerequisiti che già questa struttura aveva, quindi i prerequisiti sono l'utilizzo ampio, dematerializzazione, quindi utilizzo molto esteso di cartelle di rete, quindi non abbiamo più, forse a eccezione del sottoscritto e pochi altri, io ho ancora qualche documento cartaceo perché gli enti con cui mi interfaccio vogliono, però è solo un piccolo archivio. Poi verrà trasferito quando i progetti cesseranno di essere in fase istruttoria, ma questa è un'altra storia. Quindi l'utilizzo di tecnologie informatiche, che già avevamo prima, un'ampia volumetria degli ambienti, questo è anche importante, soprattutto per il Covid. Che cosa è stato fatto? Quindi partendo dai prerequisiti, cosa è stato fatto? È stata, anche se gli spazi erano ampi, la capienza è stata ridotta, soprattutto quella degli spazi comuni. Le sale riunioni, come vediamo qua, sono state, questa quella che vediamo a sinistra è una sala riunioni che prima era da 8 sedie, e adesso è stata proprio, e ancora adesso, questa, come tutte le sale riunioni, ha una capienza dimezzata rispetto a quello che era prima. Poi sono state capienze ufficiali, poi diciamo che se uno prima voleva fare una riunione con 10 persone poteva farla, adesso diciamo che deve farla con 4 persone, le altre, se ci sono, si collegano in via Webex. Quindi sono state aggiunte delle postazioni che prima non avevano i separé,
Poi è stata implementata un'app di comunicazione che poi vabbè, è stata anche estesa al resto dello stabilimento, che gestisce un po' tutte le comunicazioni e aiuta soprattutto in questa fase. Poi, vabbè, come ho detto prima, l'ampio utilizzo più di prima dei supporti informatici, quindi della Webex, e poi la gestione della fisica delle persone, l'accesso tramite una piattaforma informatica di prenotazione, perché appunto noi dobbiamo, l'azienda deve sapere quante sono le persone che occupano quel giorno l'ufficio, l'Innovation Center. Questo, abbinato allo smart working, ha consentito di poter lavorare agevolmente senza problemi di sorta. Quindi, ecco, passando alle conclusioni, per noi questo è un modello replicabile, per noi TT noi pensiamo che sia un modello replicabile anche in altre realtà aziendali di TT. Poi riteniamo anche che sia un motivo di attrazione per esterni, sia clienti che fornitori, che candidati che magari vedendo questa struttura possano essere più interessati ai TT. Poi vabbè, è anche un fatto diciamo, per poter tenere i dipendenti. Poi anche appunto altre cose di cui ho parzialmente parlato, accennato prima, quella che potremmo chiamare una contaminazione delle competenze tra team, cioè io che sono un chimico, io sono proprio un chimico, magari posso, e mi occupo di formulazione, posso magari acquisire delle competenze magari parzialmente quello che mi interessano di un commerciale per osmosi, oppure noi abbiamo anche il team dell'aftermarket, le persone che seguono, che sviluppano i prodotti, noi abbiamo anche una linea, ITT ha una linea di aftermarket che è conosciuta sotto il nome di ATE, i meccanici la conoscono, e quindi anche queste persone hanno dei know-how differenti che possono in un certo senso essere trasmessi parzialmente a tutti. Poi vabbè, anche l'implementazione di modalità di lavoro innovative, quindi qua soprattutto si parla di smart working che prima non avevamo usato, al momento diciamo stiamo ancora usando e abbiamo usato tutto l'anno scorso, perché la pandemia ci ha costretto praticamente per un certo periodo l'azienda a chiudere, anche se poi molte funzioni, inclusa la mia, hanno lavorato qualche giorno a settimana perché bisognava mandare avanti le cose. E quindi abbiamo lavorato esclusivamente da casa. Quindi io avrei finito. Grazie Paolo Fossati, grazie per questa cosa. Non le farò la domanda che mi è subito venuta in mente, ma quindi l'organizzazione degli spazi incide sulla produttività? Di sicuro sì, perché non posso immaginare che quegli spazi così ben progettati non riescano a migliorare il risultato dell'attività di lavoro. Poi ne ho una molto più, in realtà una domanda più complicata, ma aspettiamo il momento giusto per farla. Comau è una delle aziende degli studi di caso ed è un'azienda particolare perché è un'azienda che va a casa degli altri a implementare l'innovazione, cioè è un'azienda che l'innovazione la installa nelle altre aziende. E quindi chi vi lavora ha a che fare con l'innovazione in modo costitutivo, perché la deve produrre e deve anche innovare il modo con cui appunto riesce ad applicarla. Io prego Donatella Pinto di entrare appunto nel seminario e di darci un'idea della sua esperienza. Grazie. Grazie. Innanzitutto anch'io ringrazio la Unione Industriale Centro Einaudi di questa opportunità di raccontare un po' l'esperienza di Comau, che devo dire di tecnologia se ne intende perché fa parte del core business, quindi mi interessa poi sottolineare come abbiamo anche lavorato sugli altri aspetti più legati all'organizzazione e ai processi. Ma allora, Comau, come giustamente ricordava il direttore, è un'azienda che si fa innovazione e lavora per i clienti andando a portare a casa loro l'automazione industriale e
sostanzialmente con dei progetti che sono sempre diversi, sempre ognuno tarato sull'esigenza del cliente. Quindi si basa fondamentalmente su una grande capacità di ingegneria. Diciamo che l'engineering è il cuore delle competenze dell'azienda, accompagnato poi anche in realtà dal fatto che non si sviluppa il solo progetto, ma si va proprio a casa del cliente a montare quello che è stato immaginato su un foglio di carta e realizzato nel manufacturing, nei nostri plant, e soprattutto si va dal cliente per dare la possibilità al cliente di produrre quello che il prodotto del cliente. Quindi siamo un fattore abilitante per il successo dei nostri clienti, che è anche una bella responsabilità. In questo contesto possiamo dire che Comau, che lavora su una base globale, perché Comau è leader nel settore dell'automazione e lavora in 14 paesi, quindi è molto anche vicina ai clienti laddove sono e cerca di portare questa attività di industrializzazione e di automazione proprio lì vicino, tenendo presente la cultura anche del cliente, però ha il suo vantaggio nel fatto di avere questi centri di ingegneria, questi centri di innovazione distribuiti nel territorio, il che è da un lato il vantaggio di appunto di conoscere meglio il mercato e le esigenze dei clienti, e dall'altro dà una bella sfida di tipo organizzativo, perché si tratta di mettere a fattor comune queste competenze e poter utilizzare le competenze laddove sono, anche in posti fisicamente distanti laddove le competenze sono presenti. Quindi il primo passaggio nel dover immaginarsi di essere di successo con questo modello è quello di capire come si può far lavorare le persone nel mondo su progetti, sugli stessi progetti, perché a noi capita di avere progetti, non so, che vedono coinvolti l'ingegneria cinese, americana e italiana per un singolo cliente, mantenendo un'univocità di impostazione, una coerenza metodologica e soprattutto la capacità di spostare anche proprio concretamente pacchetti di lavoro e far lavorare la gente sullo stesso oggetto, pur presenti in posti diversi. Questa sfida, che è molto interessante anche dal punto di vista organizzativo, si basa sostanzialmente su un principio, cioè quello che noi riteniamo che non ci possa essere processo di tecnologia senza persone, cioè alla fine funziona, e funziona a maggior ragione con gli scenari 4 o 5.0 che ho prima citati, un corretto bilanciamento di questi tre elementi, perché avere tecnologia senza avere processi crea frustrazione, avere tecnologia e processi e non avere persone a bordo crea alienazione, quindi occorre trovare un bilanciamento corretto che consenta all'azienda di mettere a frutto un po' queste tre dimensioni. Come abbiamo fatto per ottenere questo? E anche qui c'è una storia pre-Covid e una storia post-Covid, quindi vi racconto velocemente quella pre-Covid e magari poi mi focalizzo un po' su quella post-Covid. Allora, abbiamo essenzialmente lavorato molto, per quello che riguarda il fronte persone, sugli aspetti professionali. Sugli aspetti professionali intendendo proprio il fatto di andare a fondo sui singoli ruoli e di dare a questi ruoli un'interpretazione più possibile coerente dal ruolo e con le competenze di base. Non è così facile, perché immaginatevi comunque culture del lavoro profondamente diverse, quindi cultura del lavoro americana confrontata a quella cinese o quella europea, che hanno proprio dei valori anche molto diversi. Siamo partiti da quelli che possono essere alcuni dei, sono quelli ruoli vincenti in questo tipo di attività, come ad esempio il ruolo del project manager, che è quello che un po' serve da collante, no, per portare queste competenze di fronte al cliente, e cominciando ad adottare delle metodologie a livello riconosciuto a livello internazionale come PMI, ma adattandole al nostro contesto multiculturale. Quindi abbiamo fatto tesoro delle esperienze dei singoli paesi, le abbiamo portate a sistema, abbiamo dato un approccio comune, abbiamo riletto i profili e le competenze dei project manager, e loro sono stati un po' il collante, no, all'interno del progetto di queste varie dimensioni, di queste varie aree. Ovviamente c'è l'aspetto tecnologico, perché ovviamente c'è un sistema, no, di raccolta di informazioni di ingegneria, c'è un PLM, non è chiamato, che è un sistema di informatico nel quale le persone che lavorano sul progetto riversano i contenuti di ingegneria, ma questo sistema da solo non è chiaramente sufficiente a far funzionare bene l'organizzazione. E quindi cosa abbiamo aggiunto? Abbiamo aggiunto una lettura di processo, quindi abbiamo, dopo aver individuato le fasi del processo di ingegneria e la coerenza delle fasi del processo di ingegneria rispetto a quelle del progetto, quindi lavorando sull'aspetto bidimensionale, funzione e poi commessa,
progetto commessa. Abbiamo anche chiarito bene le interrelazioni all'interno della singola commessa con le varie fasi e dato poi l'appropriata responsabilità nei ruoli per ciascuna di queste fasi. Quindi questo è un linguaggio comune che ha accomunato, che devo dire è stato un lavoro non semplice né veloce nel poter creare questa cultura comune, ma che ha creato un linguaggio di base fondamentalmente univoco e col quale ci permette di far dialogare e di poter effettivamente portare a frutto e utilizzare le competenze, ripeto, laddove sono in un ambiente virtuale, quindi lavorando sul singolo progetto, su fusi orari diversi e mettendo insieme anche appunto esperienze diverse delle persone. Tutto questo è stato fino al pre-Covid ovviamente gestito con la nostra normale vita pre-Covid, ufficio, ambienti di lavoro, collocation, vedevo prima il collega, collocation, ovviamente anche noi nei progetti cerchiamo di mettere insieme le persone che lavorano sul stesso progetto, ma sempre comunque anche qui una collocation talvolta a distanza, perché poi alla fine mettere insieme il cinese, l'americano e l'europeo già è un problema diffuso e poi diventa anche un problema di trovare la locazione, no, corretta, e su questo fortunatamente con la tecnologia si trovano tra la webcam e i sistemi condivisi è tutto più facile. Cosa è successo poi col Covid? Che chiaramente tutte queste persone sono andate a casa immediatamente, quindi hanno iniziato a lavorare da casa e lavorando da casa le persone non erano abituate evidentemente ad avere questo tipo di organizzazione, nel senso che poi come tutte le funzioni strutturate l'ingegneria è una funzione che ha i capi, ha i sottocapi e quindi è abituata a lavorare con pacchetti di lavoro e team abbastanza tra loro definiti, che vengono organizzati a seconda della fase del lavoro in modo abbastanza costante dal responsabile. Questa modalità chiaramente con smart working è profondamente cambiata, perché da un lato occorreva comunque motivare la singola persona a continuare a lavorare sul progetto e condividendo con i colleghi pur non avendo la presenza fisica tutti i giorni in ufficio e continuando a scambiare informazioni. E dall'altro c'era ovviamente una modalità proprio anche pratica di poter utilizzare il CAD, di poter scambiare i disegni, di poter fare delle attività molto, come dire, banali tutti i giorni, però totalmente remotizzate. Questa è stata la fase 1. La fase 1 ci ha consentito nell'arco di pochissimo tempo di mandare la gente a casa, anche addirittura talvolta portando fisicamente a casa gli strumenti di lavoro, e ci ha consentito comunque di poter tornare operativi sostanzialmente non perdendo se non una settimana o un paio di settimane di lavoro. Noi siamo riusciti a mantenere i progetti immediatamente in linea. Ci siamo posti immediatamente dopo subito l'altro aspetto, perché comunque questa modalità di lavoro non poteva essere emergenziale, cioè si doveva trovare una soluzione che diventasse strutturale, anche perché né si sapeva allora, né si sa adesso, in realtà, quale sarà la modalità vera di lavoro nei prossimi anni. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato immediatamente per coinvolgere le persone. Cioè siamo subito andati nell'alta dimensione, perché comunque la tecnologia a questo punto in qualche misura ci assisteva, poteva essere migliorata, ma comunque ci assisteva. Il processo alla fine ha tenuto, perché poi avendo questa importanza per noi era riuscire a mantenere le attività sulle commesse in coerenza, e questo in qualche misura l'abbiamo tenuto. Adesso si trattava però di avere la giusta motivazione, il giusto engagement delle persone e soprattutto anche trovare i vantaggi anche dello smart, applicare anche i vantaggi del remote working rispetto al processo di lavoro, cioè senza essere passivi ma provando un po' a gestire la situazione e rivolgendola a nostro favore. Abbiamo quindi sostanzialmente organizzato una serie di workshop a livello globale, quindi abbiamo messo intorno l'ingegneria, i 2000 ingegneri di Comau tutti intorno a un tavolo virtuale rappresentati dai loro responsabili più qualche gruppo opinion leader. E abbiamo cominciato a definire proprio in modo strutturale, a dirci, va bene, diamoci un obiettivo di larga massima da comprovare, da non comprovare, vediamo. Immaginiamoci di avere un 60% di attività remotizzata e un 40% di attività in presenza. Cominciamo a definire cosa facciamo nel 60% remoto e nel 40% in presenza, rispetto ai nostri processi, alle nostre competenze e alle interazioni che ha il team di ingegneria rispetto fuori dell'ingegneria, perché chiaramente al di là dei cantieri che non potevano che essere fatti in presenza, c'erano anche però i legami con i commerciali, no? Col cliente, e la project review e quant'altro. Quindi sostanzialmente questo gruppo di lavoro remotizzato, in smart work, questo workshop, ha analizzato fase per fase
e anche arrivando a un certo dettaglio sulle attività, sull'input e sugli output di ciascuna attività, ha analizzato quali potessero essere effettivamente gestite tranquillamente con un processo robotizzato e quali invece necessitassero di una presenza fisica. In questo modo abbiamo, nell'arco di un mese di lavoro, tra una cosa e l'altra, che poi abbiamo dovuto fare delle prove di realtà, definito esattamente qual era il nuovo modo di lavorare dell'azienda, che a questo punto diventa il nuovo modo, nel senso in cui in realtà abbiamo scoperto che le attività da fare in presenza sono quelle che sono anche un po' legate al fatto di poter rendere queste come un momento piacevole per le persone alla fine, no? Dove effettivamente la possibilità di lavorare in remoto, che tra l'altro ha aiutato anche a essere più globali, perché a questo punto il team non era più solo il team fisico in cui le persone si ritrovavano, ma diventava veramente ancora di più il team globale dell'azienda, che era quello del progetto su cui si lavorava sempre di più. Ma dall'altra di dire, nel momento in cui vado in azienda devo andarci perché vale la pena, e quindi ci sono dei momenti specifici legati o all'interazione col cliente o all'interazione con i colleghi che danno un valore aggiunto rispetto al lavoro fatto. Questo ha consentito da un lato di eliminare sicuramente una serie di colli di bottiglia che nel tempo, di stratificazione che nel tempo si erano andate a creare nei processi di lavoro, legate non tanto al processo come definito, ma quanto poi alle abitudini, agli usi, ai costumi delle singole team. E soprattutto andando poi a creare effettivamente quella visione comune su quello che è necessario fare in maniera anche un po' più dettagliata rispetto a prima. Quindi devo dire che, arrivando un po' velocemente alla conclusione di questo mio intervento, la cosa secondo me che è importante, che abbiamo imparato, che è poi quella che insomma crediamo sia una ricetta di successo, e che effettivamente dobbiamo sempre considerare i vari aspetti della medaglia. Giustamente la tecnologia senza l'organizzazione, senza i processi, si diceva, non esiste. La tecnologia è un fattore abilitante, ma che può cambiare il processo in modo significativo, e questo devo dire che di fatto il remote working ci ha fatto capire quanto può cambiare in modo significativo, ed è un esempio banale, se vogliamo, ce ne sono i più profondi, si parlava di intelligenza artificiale o di altro, lì si può cambiare davvero il modo di lavorare in modo significativo, ma non si può fare affidamento solo sulla tecnologia, come non basta solo il processo, occorre comunque che le persone trovino una diversa motivazione e quindi che rileggano anche il loro modo di essere sul lavoro e di lavorare in funzione degli altri due aspetti. Questa modalità qui, questo aspetto qui, secondo me è quello che talvolta non viene considerato così rilevante. Riteniamo sempre che poi le persone alla fine si basta dirgli cosa devono fare e alla fine seguano, mentre in realtà dare un ruolo attivo alle persone nel disegnare, nel comprendere appieno quali sono le modifiche da portare al loro modo di lavorare, secondo me è comunque una chiave di successo. Grazie, io mi sento personalmente arricchito, ma mi sembra anche che siano successe alcune cose. Una delle cose che è capitata è che abbiamo parlato di lavoro e organizzazione, processi in imprese industriali, e non una volta abbiamo citato la prestazione temporale. Se voi ci pensate, ancora adesso i salari, gli stipendi sono prevalentemente legati al tempo, invece abbiamo parlato di giusto engagement, abbiamo parlato di efficacia degli spazi nella motivazione delle persone per ottenere il massimo, e quindi stanno cadendo in qualche modo, cioè noi abbiamo tutto sommato tecnologia, organizzazione e persone che in qualche modo vanno oltre gli schemi che anche gli economisti del lavoro, ma anche il mercato del lavoro è abituato ad usare ancora oggi, no? E che vengono dal passato. E come prima di passare la parola ai di Scassant, mi interessa ancora l'opinione di un ricercatore, Giuseppe Della Rocca, che ha seguito tutto il progetto e ha seguito tutti gli studi di caso come scienziato dell'organizzazione, convinto come noi del fatto che i cambiamenti organizzativi siano essenziali, se no quelli tecnologici sono inutili, e vorrei chiedergli di prendere la parola e di dirci qual è il suo, che cosa
attratto lui dalla esperienza sul campo di questi 10 studi di caso. Grazie. Grazie Meppe, grazie a voi tutti per sopportare la mia presenza. E sì, devo dire che io faccio parte di questo gruppo e sono una quindicina di persone con discipline, non con unica disciplina, ci sono ingegneri, economisti, sociologi come me e ci sono operativi nelle diverse istituzioni, come appare ovviamente dal volume che è uscito, dal titolo appunto quello che manca nell'innovazione tecnologica. Perché i testi ancora oggi che si vedono sull'innovazione tecnologica, digitale, eccetera, sembrano saltare questo, il tema dell'organizzazione. Si va dalla tecnologia alle competenze. Però per fare che la tecnologia abbia un rapporto con le competenze ci vuole un rapporto organizzativo. E in fondo è un po' polemico questo libro in questo senso dal suo titolo, anche perché come già avete sentito prima, sì, la tecnologia c'è, però tutto il lavoro è sull'organizzazione. E su questo il paese in generale, le industrie, la piccola industria, tutto è completamente spreparata, o se non completamente, scusate il termine, cioè lontano. Ovviamente la Fondazione Agnelli, nei suoi casi che adesso poi magari non so se Gavosto riprenderà, ha messo in evidenza che nelle piccole imprese c'è anche un'attività di innovazione legata a un'innovazione imprenditoriale in quanto tale. Però in linea generale si ha questa impressione, e la prima impressione è questa. La seconda è che comunque quando si parla di innovazione tecnologica si ha una varietà di soluzioni differenti l'una dall'altra, sia nelle applicazioni tecnologiche e sia nei risultati che vengono dati. Cioè non c'è il modello, diciamo, come il termine digitale forse confonde, ci riconduce a un unico modello e a un'unica soluzione. C'è una differenziazione enorme e qui abbiamo 10 casi in cui ognuno la conta in modo diverso dall'altro. E in cui il termine, e questo non viene considerato un deficit del nostro lavoro, ma viene considerato proprio un supporto a chi intende poi progettare sia politiche sia organizzazioni e imprese. Questo quindi è il primo punto che vorrei sottolineare, dicendo che digitalizzazione sì, ma siamo all'inizio di un processo. Non è come qualcuno scrive, è fuori dalla porta lì, pronto. E non basta appunto, come i casi qui elencati, e come gli interventi di prima riassumono, che in fondo il tema è in fondo come mi organizzo il lavoro e come organizzo l'impresa. Il secondo elemento che volevo portare alla vostra attenzione è appunto quello dell'organizzazione, quindi come elemento strategico per il successo della stessa tecnologia, per il successo dell'investimento. Perché attenzione, specialmente questo capita tra i piccoli imprenditori, investo in una macchina, investo in un processo e poi non riesco a vedere gli effettivi risultati. Proprio perché c'è, specialmente nelle piccolissime imprese, una delle ragioni qui ci supporta anche le rilevazioni internazionali, come quella di Desi, che dice che ci mette l'Italia al
quart'ultimo posto, terz'ultimo posto tra i paesi europei in base di innovazione. Una delle ragioni, dice lo stesso rapporto, è la presenza di piccole, piccolissime imprese, ma non solo questo. Quindi, quali sono gli elementi che sono strategici per l'innovazione tecnologica, gli elementi dell'organizzazione che sono strategici per l'innovazione tecnologica? Io le cito solo di passaggio, sono come esempio, e ripeto forse alcune cose dette anche prima, sono lo spazio, la scelta degli spazi, a partire dallo smart working, che è anche un esempio non determinante, però è un esempio. I tempi, l'accesso alle informazioni, la standardizzazione o l'autonomia della prestazione lavorativa. Anche qui si parla spesso, quando specialmente si vuole parlare di competenze, quando una crescita dell'autonomia del lavoro. Ma in verità, anche in questi casi ce lo dicono, c'è una dimensione a diversi livelli, che va da un lato a forme di standardizzazione spinta con la tecnologia e altre invece di autonomia. Questo è uno dei primi punti dell'organizzazione come elemento strategico, quindi questi aspetti tra l'altro noti, spazio, tempo, accesso alle informazioni, autonomia o meno dei compiti, delle prestazioni. Il secondo punto però è che viene toccato specialmente nel caso della pubblica amministrazione, è il ridisegno dei processi che conducono all'informatizzazione. Si vende una tecnologia, si vende un processo, ma in verità non c'è un miglioramento dei processi e la tecnologia ricopia quanto è avvenuto, quando era precedentemente avvenuto. Il caso del comune di Parma è in questo senso. Poi non parliamo dello smart working, il termine smart o il termine home working è sempre oggetto di confusione. Quindi c'è un problema di ridisegno dei processi che il digitale si porta con sé per essere efficienti, e non viene risolto dal punto di vista della tecnologia, viene risolto appunto da un intervento di tipo organizzativo in quanto tale. Come la stessa cosa viene risolta, deve essere risolta dal punto di vista organizzativo, del ridisegno dei confini dell'organizzazione rispetto ad altre organizzazioni. È simile un po' alla questione dei processi, ma molto spesso si parla quindi che ci sono interazioni tra imprese, sottoimprese, utente, eccetera, ma il ridisegno di questi processi che già preesistevano già prima e non è che si inventano col digitale, cosa comporta dal punto di vista organizzativo con la digitalizzazione? E l'ultimo aspetto che riguarda l'organizzazione, che è questo secondo punto che ho trattato, è il coinvolgimento degli utenti e del lavoro. Ora, ci sono esempi come il caso di Unifarco, che ovviamente parte da un coinvolgimento degli utenti. Unifarco è un'associazione di farmacie, presenti anche a Torino, presenti in tutta Italia, cioè un'associazione di partecipazione imprenditoriale, quasi possiamo dire, chiamando il farmacista un imprenditore, ma anche un esempio di partecipazione del lavoro, che rispetto alle esigenze dei farmacisti si cambia immediatamente le modalità organizzative rispetto al prodotto che il farmacista richiede, anche col timbro Unifarco,
che voi potete trovare nelle farmacie, eccetera. Il terzo punto, e poi chiudo, è quali sono le sfide in questo senso. E innanzitutto le sfide sono la tecnologia, partiamo dalla tecnologia, come un processo di innovazione continua, non come una cosa che viene fatta ad hoc, in quel momento, a quell'urgenza, a quella crisi, a quella cosa. E questo ovviamente nella sede, e rispetto anche al titolo di questo seminario, è fondamentale. Non deve essere una questione, lo faccio oggi ma domani che sono a posto. Capito? È un processo di innovazione continua, e lo stesso ovviamente dell'organizzazione. Un altro punto strategico che riguarda le competenze, ma che riguarda anche l'organizzazione, prima ancora, scusate, è il grado di coordinamento. Cioè questi sistemi, quali modelli di coordinamento richiedono? E di verifica della produttività, è stato detto, ma anche di verifica delle capacità delle persone e di capacità delle varie parti della filiera. E questo è un altro punto che, insomma, non risolto. Insomma, ci sono, prendendo un esempio facile, c'è l'esempio del lavoro a casa, che viene chiamato smart working, che smart vuol dire lavorare in smart, cioè in senso produttivo. E è chiaro che questo è ancora tutto un enorme interrogativo. Facciamo o non facciamo smart working? Facciamo, tanto è vero che l'attuale ministro della funzione pubblica per primo si è accorto di questo argomento, ha detto no, qui bisogna ridurre al 15% semmai tutta la... principalmente perché mancano dei sistemi di coordinamento, al di là della comunicazione via internet o via computer o via telefono, via altre forme tecnologiche, qual è che tiene assieme tutte queste cose? E ovviamente tiene assieme la capacità ovviamente di gestire processi sofisticati per via informatica, e questo spesso non è possibile oggi in questo senso. E quindi questo rimane un punto. Quale dimensione di coordinamento interno ed esterno dare a questa tecnologia, che rimane irrisolto in questo senso? Ho fatto l'esempio dello smart working, ma esistono esempi molto più importanti da questo punto di vista. L'ho detto perché è semplice. Per l'altro aspetto che deve essere risolto, e al di là delle competenze nuove o vecchie che possono rimanere, che l'organizzazione consente di arrivare a nuovi tipi di competenze, eccetera, l'altro aspetto è quale regolamentazione del rapporto di lavoro. Quali forme di regolamentazione a tutta questa cosa dare al rapporto di lavoro? Abbiamo avuto un seminario a Roma, dove certamente alcuni giuristi hanno detto che bisogna, alcuni tradizionali si sono posizionati su una dimensione molto tradizionalista, ma altri si sono posti invece su un piano di rivedere il sistema complessivo della regolamentazione, se è possibile, oppure parziale, oppure un elemento importante da prendere in considerazione chi invece non lo ritiene, però anche gli eventi sui giornali di oggi lo dimostrano, che insomma è un elemento che gira sempre sopra su queste cose senza una disciplina, e anche solo sui metodi di regolamentazione da adottare. Cioè se la contrattazione è la strada principale per regolamentare tutto questo,
o se è la partecipazione istituzionale. Perché se ho bisogno di coinvolgimento, di partecipazione, come hanno detto i miei due colleghi prima, è chiaro che c'è un problema di partecipazione, di coinvolgimento del lavoro che rimane in sospeso o viene assunto dalla contrattazione in quanto tale. Come sapete, qui chiudo, l'esempio tedesco parla chiaro sotto questo aspetto, che gli elementi contrattuali devono essere separati da quelli della partecipazione e devono trovare istituzioni proprie. Ovviamente su questo modello in Italia si è discusso molto e entrambe le parti sociali non sono d'accordo. Però è chiaro che sta storia, se si vuole maggiore coinvolgimento, si vuole maggiore partecipazione interna, si vuole anche maggiore attenzione, come dicono alcuni casi, è chiaro che insomma questa cosa deve uscire da un ambito in cui, come diceva Clegg, la contrattazione è un sistema in cui si è liberi di non firmare un accordo. Ed è questo è quello che è diverso, in ogni caso, in un sistema di sviluppo industriale, specialmente poi nel caso, adesso noi mi rifaccio al titolo di questo seminario, che è un titolo ovviamente di tipo politico-istituzionale, di sviluppo di una regione, di sviluppo dell'industria in una regione, è chiaro che questi elementi entrano. Vi ringrazio molto. Grazie Della Rocca, grazie per averci ricordato che l'innovazione deve essere continua, se no non funziona, e anche grazie di averci ricordato che insieme al tassello mancante, che è quello dell'innovazione organizzativa che accompagna quella tecnologica, cosa che succede come abbiamo visto, ma che evidentemente non succede sempre, ci sono, non dico dei tasselli mancanti, ma dei meccanismi che devono andare a posto, come appunto gli ultimi due che tu hai ricordato. Siccome hai evocato almeno un paio di volte Andrea Gavosto è qui alla mia destra, siamo quasi, diciamo, alla fine del primo giro, quindi gli chiedo di impiegare i suoi 10 minuti e siamo tutti contenti di ascoltarlo. Andrea, a te. Mi tolgo la mascherina perché se... Bene. Grazie mille, grazie dell'invito, grazie appunto agli amici del Centro dell'Unione Industriale. Io ho letto il libro, io non sono un esperto di organizzazione, come ha detto l'amico Giuseppe, quindi mi fa molto piacere discuterlo, però parto da una prospettiva completamente diversa. Io essenzialmente mi occupo di sistemi di istruzione. Però il libro è un libro che mi ha dato da riflettere ed è un libro che ha una tesi forte, come ricordava adesso Giuseppe Della Rocca, cioè sostanzialmente noi siamo abituati a pensare che la chiave dello sviluppo sia essenzialmente la tecnologia, l'innovazione tecnologica, e che, come dire, l'organizzazione aziendale sia servente, nel senso che una volta individuo la tecnologia vincente, diciamo, che mi permette di fare cose nuove o processi nuovi per fare cose vecchie, comunque diciamo quello che la killer application, diciamo, come si usava a dire un po' di tempo fa, per emergere sul mercato, a quel punto, diciamo, l'organizzazione viene costruita in maniera funzionale agli usi della tecnologia. Giustamente la tesi filo rosso di questo libro e non è assolutamente vero, non basta oggi, diciamo, per tecnologia intendiamo largamente la digitalizzazione, non basta digitalizzare un'azienda, non basta dare i computer a tutti quelli che lavorano, è il tema durante la pandemia è diventato assolutamente cruciale. Se non c'è un cambiamento organizzativo importante, sostanzialmente sappiamo che
i risultati alla fine non arrivano, ed è una tesi del tutto convincente dal mio punto di vista. Io lo vedo nell'ambito scolastico, si è parlato lungamente di, appunto, digitalizzazione, innovazione tecnologica nella scuola. Non esiste uno straccio di evidenza al mondo che ci dica che il fatto di portare i computer, per esempio, nella scuola ha determinato un miglioramento dei risultati. I computer sono uno strumento, in realtà gli strumenti digitali sono uno strumento, appunto, che però, come dire, devono essere utilizzati, servono agli scopi, appunto, dell'organizzazione. Io, appunto, farò un discussion che viene da un mondo esterno. Quello che però manca, diciamo, per completare il ragionamento del libro di Paese Ponzellini è: ok, cioè l'organizzazione va bene, ma l'organizzazione viaggia anche sulle gambe delle persone, quindi c'è il tema, secondo me, altrettanto cruciale, o forse addirittura dal mio punto di vista ancora più importante, che dietro l'organizzazione ci sono le persone. L'organizzazione, sappiamo, ha una doppia funzione: da un lato è quella che permette di realizzare quello che vogliamo fare, come diciamo prima, ma dall'altro canto una buona organizzazione è anche quella che mi permette di attrarre i migliori talenti e le persone, quindi è quella che dà gli incentivi e per, appunto, assumere, mantenere, far sviluppare le risorse umane. E quindi, diciamo, l'organizzazione deve essere anche calata sostanzialmente sulla capacità e sulle competenze delle persone, se no, come dire, è vero che l'organizzazione non può essere solo funzionale a tecnologia, ma se l'organizzazione non guarda, appunto, al tipo di competenze, al tipo di persone di cui ho bisogno, in realtà, secondo me, anche lì rischiamo poi di aprire un nuovo tassello mancante, per usare il titolo di questo interessante libro. E qui, diciamo, se facciamo un ragionamento paese, ci sono motivi di essere preoccupati su due fronti, direi. C'è un tema più generale, che il livello, diciamo, di competenze medio che il sistema di istruzione, in particolare la scuola italiana, dà alla popolazione giovanile è del tutto inadeguato. I dati Invalsi usciti lo scorso luglio ci descrive una situazione drammatica. Praticamente uno studente su due al termine del ciclo scolastico, quindi dopo 13 anni di scuola, non raggiunge un livello minimo di competenze di base, quindi parliamo di capacità di lettura, matematica, conoscenza della lingua inglese, che non solo non è adeguato per il mondo del lavoro, ma non è proprio adeguato per essere cittadini consapevoli, per partecipare, diciamo, alla vita collettiva. Quindi è chiaro che aziende come Comau, con cui lavoriamo frequentemente, immagino anche IT, avranno sempre la possibilità di trovare ottimi laureati, ottimi ingegneri, però attenzione, questa è la punta dell'iceberg, di una situazione che per altri versi invece a un livello medio di competenze future, quelle su cui dovremmo basare sia l'organizzazione sia lo sviluppo tecnologico, che oggi come oggi mi pare molto lontana dall'essere adeguata. C'è poi un altro tema più specifico, che è quello della un altro tassello mancante, diciamo, del nostro paese, che è l'unico nell'Europa continentale a non avere una formazione di tipo professionalizzante, cioè ormai chiaramente un livello intermedio fra diciamo, chi esce da maturità tecniche professionali e invece chi ha una laurea magistrale in ingegneria, che in tutti gli altri paesi, pensate alle Fachhochschule tedesche, è colmato da figure che sono professionalmente molto sviluppate, cioè sono figure, chiamiamole per capirci, di super tecnici. Da noi il nostro sistema di istruzione e formazione non crea queste figure, che sono figure secondo me chiave proprio anche per lo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane. Quindi quello è, diciamo, sia a livello più generale competenze paese, sia a livello specifico competenze, diciamo, professionalizzanti, abbiamo un notevole ritardo.
Tornando al punto, allora, quindi diciamo, secondo me l'arricchimento, il completamento, diciamo, del ragionamento del libro, che appunto, ripeto, è molto interessante, con una serie di casi studio anche appassionanti per certi versi, e quello dell'analisi del tipo di competenze di cui c'è bisogno. Tralascio, ne ha accennato gentilmente Giuseppe, al lavoro che abbiamo sviluppato con Banca d'Italia, Politecnico di Torino, sull'analisi invece delle scelte imprenditoriali, come alcuni imprenditori di successo hanno preso, diciamo, le loro imprese, e usando competenze magari tradizionali e soprattutto, diciamo, una capacità di innovazione, di visione imprenditoriale, sono riusciti a creare una serie di casi di successo. Tornando invece ai temi organizzativi, grande problema, per come lo posso vedere, ne vedo due, diciamo, in questa fase, messi in luce dalla pandemia. Primo è il grado di autonomia che un'organizzazione deve saper dare, un'organizzazione, diciamo, di stampo moderno, deve saper dare alle persone. Perché chiaramente nella pubblica amministrazione, nelle piccole imprese, ma forse in generale in tutto il paese, non si è abituati a lavorare sostanzialmente in totale autonomia, con solo l'obbligo, cioè solo come dire, chiamiamolo obbligo, fra virgolette, del raggiungimento degli obiettivi. Credo che tutti abbiamo aneddoti di persone che conosciamo che hanno trovato difficoltà durante la pandemia, perché magari la loro azienda, che ha uno stile, come dire, un pochino padronale, di vecchio stampo, il fatto di non vedere fisicamente le persone, di non averle lì intorno, creava sostanzialmente degli scompensi, diciamo, al responsabile. Questo non va bene, cioè è chiaro che le persone in questo, diciamo, durante la pandemia, ma sicuramente nel prossimo futuro, devono imparare a lavorare in gruppo o autonomamente, ma sostanzialmente quello che conta non è come loro, cosa fanno durante la loro giornata di lavoro, come raggiungono gli obiettivi. E questa è, credo, un'evoluzione culturale, si diceva prima, dal punto di vista organizzativo molto importante. Così come l'altro tema che secondo me sarebbe interessante affrontare, diciamo, che non ho visto molto affrontato, diciamo, nei casi di studio, è quello dell'ingresso delle nuove risorse, quindi delle nuove competenze. Una delle cose che abbiamo, ahimè, imparato durante la pandemia è come sia difficile portare persone giovani, stagisti, neoassunti, quando si lavora sostanzialmente da remoto. È un compito difficilissimo, perché è chiaro, le persone partecipano, ma senza, come dire, la vicinanza fisica, la forma, diciamo, di apprendistato, se volete, più tradizionale, è veramente complicato formare risorse giovani. Quindi, diciamo, quello è un tema su cui la tecnologia in questa fase non ci aiuta, che forse è una delle grandi sfide per il futuro, man mano che ci muoviamo sempre di più verso soluzioni di lavoro organizzato a distanza. L'altra cosa, appunto, da discussion, che secondo me non ho trovato, mi sarei aspettato un'analisi più approfondita, è il tema delle piattaforme, non tanto piattaforme tecnologiche, quindi quelle a cui siamo abituati, ma le aziende a piattaforma, cioè le aziende di nuovo tipo, che sono aziende di servizi. Molti degli esempi sono sostanzialmente del libro, sono aziende manifatturiere, aziende industriali, quindi aziende che nascono, come dire, in un'era precedente e hanno, in generale con successo, si sono evolute, diciamo, dal punto di vista organizzativo. Quello che invece sarebbe interessante capire è come funzionano le organizzazioni che sono nate nell'era digitale, diciamo, i vari Google, Amazon, eccetera, eccetera, perché noi tendiamo ad associarle in maniera un po' negativa, il tema dei rider, eccetera, eccetera, però sono, diciamo, aziende che hanno anche una capacità, per quello che posso vedere, diciamo, nelle collaborazioni che facciamo, che hanno una capacità anche di coltivare le competenze delle persone, ma anche condizioni di lavoro e esercizio del controllo, che è uno dei temi affrontati nel libro, molto molto avanzate, diciamo, un stile quasi californiano. Su quello in realtà ci sarebbe da imparare. C'è un caso
di una piattaforma di servizi, diciamo, alle persone, che viene studiata, però credo che in un libro del genere portare più esempi di aziende, organizzazioni nate già in modo digitale, capire come queste aziende hanno risolto, con successo direi, visto i risultati, i temi organizzativi, sarebbe, credo, molto molto interessante. Infine, un'ultima battuta, un'altra cosa che ho notato un po' mancante nel libro è la grande sfida che avremo tutti di fronte, cioè è chiaro che i prossimi 20-30 anni saranno decisivi per il tema della sostenibilità, che non è solo sostenibilità ambientale, è anche, come sappiamo, sostenibilità sociale. Però è chiaro che l'urgenza, diciamo, dell'intervento, anche quello che è uscito con l'ultimo rapporto delle Nazioni Unite, della sostenibilità, richiede probabilmente una serie di cambiamenti organizzativi non banali. Proveremo le tecnologie per, come dire, curare le ferite dell'ambiente, ma dobbiamo farlo in tempi molto rapidi, e questo richiede uno sforzo organizzativo, proprio una vocazione organizzativa, che credo vedrà tutti impegnati moltissimo nei prossimi 20 anni. Capire come questo modificherà, diciamo, il contesto organizzativo, credo che possa essere una sfida, diciamo, per il gruppo di lavoro che ha prodotto questo interessantissimo volume. Grazie. Grazie Andrea per la discussione. Vedevo tra l'altro una discussione in cui hai aggiunto molte cose, hai quasi scritto l'indice del secondo volume, non so se poi qualcuno vorrà farlo, ma l'indice del secondo volume è quasi pronto. Vedevo anche Giuseppe Della Rocca che prendeva appunti, e quindi penso che su alcune cose ti dirà qualcosa. Ma veniamo all'ultima relazione, che è quella dei padroni di casa, no? Che hanno ospitato questa bella discussione, e abbiamo parlato di aziende, quindi abbiamo parlato di aziende in chiave estremamente contemporanea, perché l'innovazione, l'accelerazione dell'innovazione è una cifra di questo millennio, no? Che si è aperto con una accelerazione incredibile su internet, e adesso, no? Internet è finita nelle cose, dicono così, è entrata non solo nelle case, è entrata in tutti i processi aziendali. Non ci chiediamo se è un bene o un male, sappiamo che è un bene, ma siccome ci è venuto il dubbio, appunto, che ci sia un tassello mancante, cosa ci dici, Alberto Dal Pozzo? Grazie Beppe. È inutile dire che anche da parte mia c'è stato, come dire, una riflessione in ogni pagina, ecco, del testo del quale stiamo discutendo oggi. E vorrei aggiungere che tutti prendiamo appunti, come sempre, quando parla Andrea Gavosto, perché c'è sempre qualche idea che si aggiunge alle nostre, o comunque a quelle che ci siamo fatti leggendo un libro, questo libro. Io parto dalla prima. Questo è uno dei tasselli mancanti. E la mia sensazione da imprenditore è stata assolutamente che si è toccato uno di quelli più importanti. Uno di quelli più importanti, però senza dubbio non quello più strategico, non quello più difficile. Spiego perché. Vengo da 4 anni nei quali, non me ne voglia il professor Della Rocca, però, come dire, la libertà di non firmare un accordo è stata esattamente l'opposto di quanto ho vissuto negli ultimi 4 anni in Federmeccanica, nei quali c'era la necessità di andare a firmare un accordo per generare una stabilità, se non altro, e cercare una stabilità con le parti sindacali al fine di avere un contratto nazionale di lavoro per l'industria metalmeccanica che potesse permettere alle nostre imprese di affrontare tutte quelle sfide che si sono aperte, soprattutto quelle che si stanno aprendo. Questo perché? Perché con orgoglio sottolineo il fatto che all'interno del contratto nazionale di lavoro firmato il 5 febbraio del 2021 c'è un elemento su quale francamente pochi pensavamo di arrivare in fondo, che è la firma di un nuovo inquadramento professionale, perché l'inquadramento professionale dell'industria metalmeccanica che sta entrando in vigore in questi mesi
esisteva dal 1973. Ed era un inquadramento professionale che, sebbene cucito su misura di un'industria che aveva, in termini di, diciamo per la nostra, cioè quindi l'industria manifatturiera, uno stampo assolutamente fordista, quindi in cui si parlava di catene di produzione vecchissima maniera, un inquadramento professionale che i sindacati, o meglio i segretari nazionali dei sindacati dei metalmeccanici me lo ricordavano tutte le volte, aveva avuto la caratteristica di modificare profondamente la scolarizzazione degli operai di allora, perché è stato l'inquadramento professionale che ha permesso agli operai degli anni 70 di ottenere la licenza media. Quindi dovevamo in qualche modo tutti essere rispettosi della robustezza di un inquadramento professionale che è partita appunto dall'industria metalmeccanica di allora, dalla scolarità dei lavoratori di allora, dalla cultura, dall'approccio degli imprenditori di allora, ed è riuscito ad arrivare appunto fino al 2021. Si è passato non so quanti forme varie di rivoluzione industriale, di cambiamenti tecnologici, cambiamenti organizzativi, ed è riuscito ad arrivare fino ai risultati che abbiamo ottenuti. Quindi la difficoltà con la quale siamo riusciti poi a firmare questo accordo è stata molteplice, e non solo perché si era nel pieno di un periodo caratterizzato dalla pandemia, ecco, ma perché soprattutto non avremmo mai pensato che saremmo potuti arrivare ad aggiungere anche un elemento come il nuovo inquadramento professionale, oltre alla firma, ecco, di un contratto nazionale di lavoro che comunque aveva degli aspetti, se vogliamo, classici, tradizionali al suo interno. Allora, perché dicevo che l'elemento organizzazione aziendale, revisione dell'organizzazione aziendale è uno dei tasselli mancanti? Perché nel nostro modo di vedere, come imprenditori e come appunto è stato per me come presidente pro tempore di Federmeccanica, l'ambiente, l'ecosistema all'interno del quale ci si muoveva era senza dubbio quello caratterizzato da una necessità di aggiornamento tecnologico continuo, quindi tecnologia senza ombra di dubbio, tecnologia che esprimeva in modo talvolta forte, quasi violento, le mancanze assolute dal punto di vista della necessità di formazione all'interno della nostra azienda. Quindi la centralità dell'elemento education, formazione, addestramento professionale, eccetera, si affiancava alla necessità di cambiamento dal punto di vista degli standard tecnologici quasi allo stesso modo. È evidente che quando hai necessità di introdurre degli elementi nuovi per la formazione, introduci degli elementi nuovi di tecnologia, non voglio entrare sulla necessità di investimento, quindi tutto l'aspetto finanziario, ragioniamo per un attimo a capacità infinita, insomma. L'elemento organizzazione aziendale è assolutamente indispensabile, cioè senza di quello tutti gli interventi effettivamente magari non portano, come sentivo dire prima, necessariamente al fallimento dell'iniziativa, ma sicuramente non ne fanno ottenere quei benefici di cui l'imprenditore ha assolutamente bisogno, cioè la ricerca di efficienza, la ricerca di miglioramento delle performance dell'azienda. Infatti io in questo ecosistema tecnologia, formazione, organizzazione aziendale metto al centro l'elemento cruciale, quello più difficile da ottenere, che è quello umano, cioè le persone. Perché sia che ci sia una persona imprenditore, sia che ci sia una persona manager, ma poi alla fine tutto questo ecosistema deve essere fatto funzionare da un insieme assolutamente complesso all'interno del quale la persona è al centro. E di nuovo, questo era uno degli standard, degli slogan proprio del contratto nazionale di lavoro dell'industria metalmeccanica precedente a quello firmato lo scorso febbraio. Lo slogan era la persona al centro, perché più volte ho sentito parlare della necessità di aumentare, virgolette, il benessere dei lavoratori. Ma perché questo? Non perché siamo solamente mossi come imprenditori da degli elementi naturalmente legati a qualche forma, se vogliamo, di altruismo o comunque di innovazione, di cambiamento profondo dei nostri ambienti di lavoro, ma perché è stato assolutamente provato che quando si riesce a svolgere degli investimenti che collaborano, che contribuiscono all'aumento del benessere dei lavoratori, l'azienda ne ha un beneficio in termini di competitività.
Sono quasi 8 anni che Federmeccanica svolge un'analisi che si chiama Monitor on Labor, MOL. Viene svolta su un campione di quasi 1000 aziende su base trimestrale e si interrogano i lavoratori delle nostre imprese. Non si interrogano solo gli imprenditori o i manager. E i risultati che abbiamo avuto sono emblematici da questo punto di vista, perché le aziende che hanno un miglioramento delle loro performance sono le aziende che maggiormente hanno investito dal punto di vista dell'innovazione dei propri processi organizzativi, prima ancora che delle innovazioni dal punto di vista della tecnologia adottata. Apparentemente sembra piatta questa cosa, formazione, tecnologia, organizzazione aziendale e le persone al centro. Perché sembra piatto? Perché necessariamente, come imprenditore mi viene da dire, come la mettiamo dal punto di vista, come dire, della filiera? Perché dipende tantissimo da chi sono i clienti dell'impresa e da quali sono i suoi fornitori. Dipende forse ancor più dalla propria clientela, ancor più che dalle dimensioni dell'azienda. Una parola su di me: sono un imprenditore di prima generazione. Circa 26 anni fa ho costituito un'azienda che è passata dall'essere una boitina, cioè una piccola azienda metalmeccanica che produceva e produce pezzi per l'industria dei cuscinetti a sfere in primis, a essere un'azienda a dimensioni non proprio più da boitina, sempre padronale se vogliamo, ma di circa 100 persone. Ebbene, ho vissuto questi anni senza dubbio affrontando delle problematiche di dimensioni crescenti e un po' sentendo parlare la dottoressa Pinto e il dottor Fossati e pensando alle aziende, alle loro aziende, ITT e Comau in primis, un pochino invidio, ecco, la presenza di questi manager così preparati all'interno di strutture che, è vero, hanno almeno uno zero superiore rispetto alle mie in termini di numero degli occupati, ma soprattutto, virgolette, invidio e apprezzo il fatto che abbiano avuto il tempo e la possibilità di fermarsi a studiare ed analizzare questi processi che forse negli ultimi 18 mesi sono diventati indispensabili. Perché comprendere che le industrie metalmeccaniche, soprattutto quelle manifatturiere come le mie, praticamente si sono fermate pochissimo nell'anno scorso, cioè si sono fermate da quando è iniziata veramente il periodo di lockdown che ha costretto le nostre aziende a marzo a fermarsi perché circa 3 settimane, 2-3 settimane al massimo, e poi i processi produttivi sono dovuti ripartire perché le nostre imprese sono fortemente connesse con tutta una serie di settori che erano ritenuti indispensabili e quindi la mancanza dei nostri componenti avrebbe generato degli effetti a cascata. Allora, quegli elementi hanno costretto noi altri a rivedere gli spazi, a rivedere le procedure d'ingresso nei nostri ambienti, e per assurdo, senza avere lo sfondo culturale che ho sentito dettagliare appunto gli interventi della dottoressa Pinto e del dottor Fossati, abbiamo dovuto introdurre perché gli ambienti a un certo punto sono dovuti diventare senza pareti e abbiamo dovuto allontanare le scrivanie, e senza parlare di smart working, che è una cosa diversa, ma noi abbiamo dovuto utilizzare un po' di telelavoro, cioè fisicamente alcuni dei progettisti della nostra azienda si sono fisicamente smontati le loro workstation e se le sono portati a casa, dove però c'era una banda sufficientemente ampia per reggere, perché non basta svoltare, no, il giga monitor o il super computer della mia azienda, portarselo a casa e lavorare di lì, no? Occorreva avere tutta un'infrastruttura che talvolta, immaginate a chi abita magari nell'Alta Val di Susa, non era perfettamente disponibile. Quindi non sono aspetti da poco, perché purtroppo le aziende hanno poi nel 90% dei casi le dimensioni più simili alla mia o addirittura più piccole della mia. Voglio farvi un altro esempio prima di chiudere. Non c'è stata e non c'è solo la pandemia Covid tra gli elementi che hanno profondamente mutato lo scenario all'interno del quale noi operiamo. E vi voglio raccontare l'ultimo perché se ne parla tutti i giorni, ma forse non è così tanto chiaro qual è l'impatto sulle nostre aziende. E voglio parlare della crisi delle materie prime. Allora, le crisi delle materie prime non significa solamente che mancano i microchip e quindi si fermano le grandi case automobilistiche. Significa che da più o meno novembre del 2020 è difficilissimo trovare la lamiera. La lamiera a base ferro, la lamiera dell'acciaio inossidabile, la lamiera dell'acciaio prezincato, eccetera. Io conosco fior fiore di aziende molto più grandi delle mie. Immaginate aziende a 500-600 dipendenti che producono, per esempio,
i bruciatori per le caldaie, che quindi consumano centinaia di tonnellate al mese di materiale prezincato alluminato, che devono fermare le loro linee di produzione perché manca il materiale prezincato alluminato. Non sta mancando il titanio o l'avional per costruire l'ala di un aereo o la fibra di carbonio, manca un materiale che si conosce benissimo. Allora, che cosa è successo? È successo che la crisi delle materie prime ha generato delle necessità di riorganizzazione delle procedure d'acquisto, delle procedure di tecnologia di processo, delle procedure di scelta della manodopera, delle maestranze, praticamente la mattina per il pomeriggio per il turno della notte e la notte per la mattina dopo. E quindi abbiamo dovuto riorganizzare i nostri spazi, sapete perché? Non solo perché era necessario utilizzare il distanziamento per il Covid, eccetera, ma perché c'era qualcuno, virgolette, degli acquisti che diceva: io ho trovato 10 tonnellate di questo acciaio, piccolo particolare, non mi confermano né il prezzo né tantomeno la data di consegna, però mi dicono che forse c'è, ma non è un materiale certificato come lo vorremmo noi, non è un materiale che è, come dire, caratterizzato dalla tracciabilità delle fonti esattamente come gli standard della mia industria richiedono. Che si fa? Allora, di fronte devi avere, virgolette, un commerciale, acquisti, commerciale che chiamano i clienti e dicono: che si fa? O utilizziamo questo materiale e tu me lo accetti, oppure tu rischi di fermarti e io rischio di fermare te. Allora, al di là della banalizzazione con la quale ho descritto questo fenomeno, e credetemi, è la quotidiana necessità di moltissime delle nostre aziende, questo ha richiesto un canale di comunicazione e quindi un'organizzazione aziendale alla quale moltissimi di noi, soprattutto di dimensioni medio-piccole, non eravamo abituati. Perché lavorare senza avere la possibilità di confermare i propri ordini d'acquisto significa che si deve in qualche modo improvvisare, e dall'altra parte del capo di un modem o di un computer, quello che è, serve un cliente che accetti queste situazioni. Questo è uno scenario assolutamente difficile, e impostarlo senza barriere, esattamente come fosse un grande open space come quelli che ho sentito dettagliare poco fa, è una caratteristica che noi tutti ci siamo dovuti inventare quasi dall'oggi al domani. Grazie. Grazie Alberto per la accalorata e calorosa descrizione di una delle caratteristiche, credo, della media impresa italiana, cioè il fatto che, essendo flessibile, trova delle soluzioni organizzative che non esistevano in pochissimo tempo, e quindi anche essere in grado di cambiare l'organizzazione rapidamente quando è necessario, senza quindi una progettazione del modello organizzativo, ma cambiandolo istantaneamente, è una delle qualità che rende competitiva un'industria come quella italiana, come quella subalpina, e che sappiamo venire dalla nostra storia, e ci è stata molto, molto utile. E grazie anche per ricordare le difficoltà che hanno i processi istituzionali di negoziazione per tenere dietro alla innovazione tecnologica organizzativa che è necessaria, cioè anche di questo. I contratti sono delle istituzioni importanti, quindi il fatto che possano in qualche modo accompagnare in modo virtuoso l'innovazione tecnologica ed organizzativa è evidentemente un aspetto importante. Io vorrei chiedere, visto che abbiamo ancora qualche tempo, diciamo, vorrei interloquire ancora per non più di 2 minuti, diciamo così, poi possiamo andare a casa per un paio di minuti con ciascuno di voi. Ho preso degli appunti, e la prima domanda la farei a Paolo Fossati, perché alla fine della sua presentazione una delle cose che mi sono detto è: quindi non è vero che non conviene investire in Italia, perché mi sono fatto un po' di affari della ITT, sono andato a vedere il valore azionario, la società vale oggi il doppio di 5 anni fa, no? Quindi vuol dire che è cresciuta in termini di volumi, perché l'ha fatto vedere lei, e anche in termini di profitti, se no il valore aziendale non sarebbe cresciuto. E quindi parte di quel valore risiede anche nel fatto che qui si possono fare cose di questo valore. È corretto? E come? Quali sono le cose più importanti che lei ha trovato? Sì, confermo quello che diceva appunto. La ITT, vabbè, faccio una brevissima storia, nasce da un'azienda padronale più di 50 anni fa, che è stata poi acquisita dagli americani, per farla proprio breve,
ed è, diciamo che è cresciuta in quel modo, prima con la sede di Barge, poi con una sede a Termoli, poi con una sede a Vauda Canavese, dove produce sostanzialmente le bracchette metalliche che fanno da supporto alla pastiglia a freno tramite tranciatura fine, che è una tecnologia, diciamo, particolarmente importante almeno per noi, e non è facile da gestire. E poi con espansioni anche in altre sedi produttive all'estero, quindi a Ostrava, in Repubblica Ceca, quindi in Cina, in Messico. E questa è, parallelamente, diciamo, c'è stata una, ma questa crescita è stata diciamo, guidata dall'Italia, è stata guidata da Barge, perché parallelamente, cioè, se prendiamo proprio quel grafico, che se l'avete notato, delle pastiglie di freno, quello proprio, diciamo, fa vedere come la crescita, ma proprio della parte friction, cioè friction è la parte che fa pastiglie e freno, quindi la crescita di Barge e la crescita di tutta la multinazionale che si occupa di pastiglie e freno, che è tutta, diciamo, guidata dall'Italia. Poi abbiamo anche una sede, diciamo, in Cina, dove c'è anche una ricerca e sviluppo, che però non è come quella di Barge, diciamo che è molto meno strutturata a livello di soprattutto di funzioni qualificate. Quindi conviene, diciamo, anche la regione Piemonte ci ha supportato in questo, perché uno di quei bandi era proprio per dare supporto agli investimenti esteri delle aziende che diciamo, decidono di ampliare la sede produttiva e hanno anche un'attività di ricerca e sviluppo. Questo era uno di quei bandi che... Grazie, perché qualche volta ci viene in qualche modo il dubbio, no? Che sia sempre solo difficile fare le cose da noi, invece questa è una testimonianza che è possibile in qualche modo competere internazionalmente usando i fattori produttivi locali, ancorché, come dice giustamente Andrea Gavosto, no? Stiamo utilizzando la crema in qualche modo delle persone, e poi c'è tutto il resto che deve seguire e che ha evidentemente problemi a raggiungerci. Ma e su questo punto l'altra esperienza, quella che ci ha descritto Donatella Pinto, a me ha suggerito una domanda, e la domanda che ha, e anche la lettura del caso mi ha suggerito la seguente riflessione. Una delle cose che abbiamo visto e che ho visto è che l'azienda, la vostra azienda, ha un modello organizzativo che è nato originariamente per soddisfare dei bisogni locali, oggi sostanzialmente soddisfa bisogni locali, per intenderci quelli del settore automotive locale, più o meno per il 30%, ma per il resto sostanzialmente soddisfa il palato di clienti che sono, no, ovunque nel mondo. Questa è una esperienza molto interessante. Qual è il rapporto tra il personale, diciamo, italiano e quello straniero, e in termini di capacità di amalgamarli, perché poi uno dei vantaggi, no, è per essere competitivi bisogna amalgamare i team. Per amalgamare i team, quali sono i meccanismi operativi che sono stati più efficienti? Ah, allora, la domanda mi fa molto piacere, anche perché tra l'altro sull'esperienza Comau di gestire il team multiculturale abbiamo scritto un libro che la racconta. Perché cosa abbiamo fatto? Beh, allora, innanzitutto Comau è un'azienda che è cresciuta negli anni per acquisizioni, quindi dalla sua fondazione negli anni 70, 73-74 ha poi acquisito diverse aziende in giro per il mondo che si occupavano di automazione tecnologica e le ha messe insieme, no? Tra l'altro la stessa Comau nasce come consorzio. Comau nasce per andare a costruire le vetture a Togliattigrad, quindi per aiutare Togliatti in Russia a costruire le vetture aggiungendo aziende. Questa è stata un po' la storia di Comau per parecchi anni. A un certo punto di questo percorso, devo dire nella metà degli anni 2000, abbiamo cominciato a occuparci di come mettere insieme queste aziende, perché spesso si era molto lavorato sul mercato locale e poco creando un approccio globale di visione dell'azienda.
E questo esercizio è stato molto interessante perché, come raccontavo brevemente, ci sono stati un paio di fattori secondo me molto importanti su questo. Il primo è stato quello di creare appunto dei profili comuni e quindi lavorare su project management come collante con un linguaggio, con metodologie, job description, percorsi formativi e di scambi comuni. L'altro è stato quello di lavorare proprio sulle soluzioni, quindi proprio sul core del mestiere, quindi le soluzioni fatte per un cliente americano e portarle per un cliente europeo, no? E quindi fare questo scambio di intellettuale di, no, sui contenuti, sugli standard tra i vari team, cosa che in passato non era stata fatta. Questo ha creato la base per poi andare invece poi a ragionare più sull'aspetto culturale, perché poi il vero tema, e devo dirvi che Comau, uno dei fascini di Comau è proprio questo, cioè il fatto di poter dialogare con persone di una certa preparazione culturale, perché mediamente le persone sono ingegneri, quindi hanno comunque una buona solida preparazione culturale, che vivono realtà locali molto diverse, si portano dietro valori e comportamenti molto diversi. Allora, riuscire a far dialogare e mettere insieme ha richiesto un lavoro sulle persone, e quindi ha richiesto un lavoro di consapevolezza e di strumenti, dati, proprio veri strumenti, come dire, di gestione di team, di processo, di analisi delle persone, di analisi delle motivazioni delle persone, per aiutarli a costruire dei team multiculturali in cui fosse considerata la valenza di ciascuno, e anche dal punto di vista della propria provenienza e della propria esperienza. Questo approccio, devo dire, secondo me è un approccio tipico dell'azienda italiana. È un approccio tipico dell'azienda italiana, mi piace, non voglio dirlo con, come dire, con arroganza, ma perché diciamo che culturalmente noi siamo più portati, siamo più aperti, più interessati, più curiosi degli altri, dell'altro, delle altre culture. E quindi è meno anche gelosi magari delle nostre, della nostro approccio. Questo ci ha consentito veramente di creare un network in cui ciascuna cultura, ciascun team venisse considerato in quanto diverso, portare il valore aggiunto e quindi valorizzato. Non è facile, è un percorso lungo che ancora continua, perché poi alla fine dietro questo ci sono ovviamente anche delle scelte talvolta da dover fare, di valorizzare più competenze rispetto a altre o location rispetto ad altre, anche legate un po' al mercato se vogliamo. Però è questo quello che crea un po', se volete, il collante dell'azienda. Per tornare un po' alla situazione di Andrea prima, sulla formazione, sull'education, questa è stata una leva importantissima, cioè fare molte attività di coinvolgimento, di formazione, di mettere insieme fisicamente le persone, di dare delle challenge, no? Che potessero anche essere affrontate proprio in una logica di lavoro insieme. Considerare talvolta, e questo è un aspetto che non è così, secondo me, frequente, considerare talvolta come un elemento di successo o di insuccesso in un progetto anche l'aspetto della comunicazione di culture diverse, perché noi abbiamo fatto diverse volte dei team in cui abbiamo analizzato dal punto di vista culturale, fatto analizzare le persone perché non si capivano, e dietro c'erano proprio degli approcci diversi dal lavoro, alla cultura e quant'altro. Credo che questo sia veramente uno degli elementi interessanti di forza di qualsiasi azienda che voglia essere davvero globale. Grazie, grazie anche per essere stata nei minuti. Io adesso sovverto l'ordine, perché siccome lui prendeva appunti mentre tu, Andrea, stavi parlando, vorrei far parlare Giuseppe Della Rocca, però a tema libero, ecco, di qualcosa, aggiungi qualche cosa, se no io una domanda ce l'ho. Ma innanzitutto due cose sono. Quanto diceva Alberto Del Pozzo sul valore degli inquadramenti, delle competenze, eccetera. Noi abbiamo avuto anche qui un seminario sul contratto, adesso non l'abbiamo pubblicato, c'è una sede dove abbiamo fatto un contratto, l'analisi del contratto dei metalmeccanici. Tra l'altro erano gente che erano dentro in parte questa cosa. Alcuni due del gruppo. Però la cosa che questi ripetevano sempre loro era che ovviamente il rapporto con l'organizzazione, un contratto sofisticato
di capability professionali e di graduazione di queste capability richiede sempre una logica organizzativa che sta alle spalle. Questa era la loro tesi, e quindi il riferimento all'organizzazione era, nel caso della regolamentazione professionale, un aspetto molto importante. Il secondo punto, sempre in parte lui, ma anche in parte a Costa, eccetera, e anche ciò che Costa distingue anche le esperienze Comau e ITT è l'integrazione e la partecipazione interna del personale. La persona al centro del testo, diciamo così, è chiamata partecipazione. Se non c'è partecipazione, è attaccato, sì, se non c'è partecipazione, la persona al centro è al centro perché partecipa. E gli esempi, tra l'altro appunto l'esempio dell'ITT, questi girano dove vogliono, fanno, si incontrano tra di loro a chiamata e non solo attraverso una dimensione gerarchica, come il testo dell'ITT è chiamato l'organizzazione fluida, cioè non è fluida perché non c'è una, non c'è solo, c'è anche la dimensione, ma non è importante, non è determinante, come c'è anche, come determinante non c'è, come ha detto lui che ha parlato prima, una divisione funzionale rigorosa. E questi sono i difetti fondamentali, cioè che non stanno, che bisogna un po' cercare. Quindi la partecipazione ha supplito a queste cose. Ha supplito, e diciamo forse la stessa cosa, capito? Quando diciamo persone al centro e partecipazione, per noi è questo. Cioè che a un certo punto uno sa quello che gli succede, è dentro un'organizzazione e fa delle cose, e tutto questo ha un beneficio sullo sviluppo. Cioè i casi, c'è quello ovviamente, ci sia i casi sindacali, come quello della SNAM, della rete SNAM, e sia invece i casi non sindacali, come il caso ITT, come anche il caso Comau sotto certi aspetti, che è stato raccontato molto bene adesso, dove le persone vengono chiamate in causa. Ma non vengono chiamate in causa in funzione solo perché sono persone, ma perché sono centrali al lavoro che fanno. E questo dà dignità al lavoro, in questo senso, al momento che io entro in queste cose. Io chiudo solo dicendo che noi abbiamo proseguito, dato che ho citato questo incontro, abbiamo proseguito. Ah no, scusate, qui è. Non l'avevo tolto. Non sono io però. Sì. Avevo proseguito. Avevo detto, citato gli inquadramenti, perché noi abbiamo proseguito, e cito brevemente. Forza. Abbiamo fatto questa cosa sugli inquadramenti del contratto dei metalmeccanici, credo a giugno, giù di lì. Poi ne abbiamo fatto uno successivo sulle piattaforme, ma non più come racconta la PAIS nella piattaforma del lavoro domestico, ma come metodo di gestione manageriale, no? Poi abbiamo fatto una cosa sull'intelligenza artificiale, un po' più troppo generica, no? Insomma, in questo senso. E poi abbiamo fatto, l'altro ieri, una giornata sulla grande distribuzione, come,
come se paradossalmente io pensavo una cosa, quello là mi ha raccontato una cosa diversa. E sono, perché uno pensa sempre ai grandi agglomerati, non pensa mai ai negozi, eccetera, e questo ha incominciato a spiegare l'importanza del negozio, eccetera, in questo senso del territorio, eccetera. Comunque, abbiamo fatto queste cose, quindi comunque siamo ovviamente a disposizione per ulteriori discussioni in merito, che stiamo adesso... Pensiamo, magari forse invitiamo qualcuno di voi anche, sul recovery plan, perché quello che ci viene detto, cioè io mi occupo di pubblica amministrazione, tengo a precisare, poco di industria, quello che ci è detto dalla pubblica amministrazione, da quelli, da alcuni, dice, ma qui abbiamo un effetto intasamento, un effetto dal punto di vista organizzativo. Quello che manca, non si capisce tutto questo come quali formula organizzativa. E questo, ad esempio, alcuni del Ministero dei Lavori Pubblici, non so, quello Giovannini, insomma, così hanno chiesto di fare una discussione, mi hanno chiesto di fare una discussione su questo aspetto, cioè sul tassello organizzativo che non si vede. Si vedono le delibere, la velocità, ma come tutto questo sarà implementato e sviluppato, e questo è una cosa, lo dico per rafforzare l'idea del tassello, cioè in questo senso che anche il fenomeno più generale che oggi abbiamo, politico, istituzionale, ci trascina dietro questo problema, come d'altronde nella pubblica amministrazione da sempre se lo trascinato. Ma in questo caso ha maggior ragione evitare gli effetti intasamenti. Poi una cosa... Grazie Giuseppe, sono costretto a interromperti però devo dire che dovete mettervi d'accordo tu e Andrea, perché entrambi, noi ci mettiamo sempre perché entrambi avete scritto un pezzo di indice del secondo volume, e quindi adesso tocca a lui, tocca a te. A me cosa? ma infatti ti do due minuti liberi. Ah, ok. Due minuti. No, allora riprendo diciamo alcuni dei temi che appunto appena toccato Giuseppe nella discussione, e ovviamente li traspongo in quella che è un po' appunto la cosa di cui mi occupo. Diciamo sul sistema di istruzione in generale. C'è una riflessione che viene, che è una riflessione molto alta, diciamo, non so se è l'indice per un terzo volume o no, però è chiaro che oggi abbiamo un problema, cioè noi abbiamo, appunto per i motivi che vi raccontavo prima, un sistema di istruzione e di formazione che non dà probabilmente competenze adeguate né per l'innovazione tecnologica né per l'innovazione organizzativa di cui abbiamo parlato oggi. È chiaro che dobbiamo ripensare il modo con cui ci si forma. Noi abbiamo, se ci pensate, un modo molto vecchio di formarci. Studiamo, diciamo, all'inizio della nostra vita, dalle elementari fino all'università, dopodiché sostanzialmente si comincia a lavorare. Questo è quello che più o meno abbiamo fatto tutti, che però chiaramente non funziona. Cioè non, perché dopo, diciamo, funziona i primi anni, però a 10 anni di distanza dal termine degli studi, a 20 anni di distanza dal termine degli studi, a 30 anni, chiaramente le cose sono cambiate talmente rapidamente rispetto almeno ai tempi in cui studiavo io, che non è pensabile di utilizzare quel capitale umano formato in quegli anni per fare le cose che sono richieste adesso. E quindi questo significa che dobbiamo pensare a un sistema di studio e anche di welfare in un certo senso completamente diverso, che è, diciamo, un sistema di pit stop, per usare una metafora di Formula 1, cioè ogni tot anni ciascuno di noi deve probabilmente
fermarsi, aggiornare le competenze che utilizza quotidianamente nella propria attività, oppure crearsene di nuove, perché magari appunto poi oggi non siamo entrati sulle ripercussioni organizzative di appunto la rivoluzione tecnologica, ma è inevitabile che cose come robotica da un lato, ma automazione, ma soprattutto intelligenza artificiale, avranno conseguenze creando nuove opportunità di lavoro, ma anche eliminandone di quelle tradizionali. Quindi diciamo, magari il lavoro che faccio io domani lo fa meglio di me un algoritmo di intelligenza artificiale, quindi è meglio che mi studi qualcosa di nuovo da fare. Allora, questo capite che sconquassante per un sistema di welfare come quello a cui siamo abituati, perché va bene il pit stop, però chi se lo paga? Se lo paga l'individuo, se lo paga la collettività, così come sostanzialmente giustamente la collettività finanzia gran parte dell'istruzione iniziale? Dobbiamo accorciare il periodo iniziale perché poi avremo diciamo delle riprese formative successive, lo paga l'azienda? Insomma, sono grandi problemi proprio di disegno del nostro sistema sociale, che in un certo senso oggi è chiaro che non possiamo entrare, però i cambiamenti tecnologici da un lato e organizzativi dall'altro hanno poi, se ci pensate, una serie di conseguenze per le future generazioni, ma anche per le generazioni attuali, perché noi tutti siamo immersi, diciamo, in questa rivoluzione, che sono potenzialmente enormi e potenzialmente affascinanti, ma anche molto molto impegnative. Quindi è chiaro che stiamo cominciando a capire un pochino dove dobbiamo andare, ma appunto, ripeto, libri come quello di a cui ha contribuito il gruppo di lavoro, secondo me ci aiutano anche a focalizzare che tipo di competenze di natura organizzativa abbiamo sentito, però non basta studiare, devi anche imparare a lavorare in gruppo, scambiarsi di informazione, comunicare fra le persone, come raccontava Donatella, che sono assolutamente fondamentali. Quindi come, in che momento della nostra vita dovremmo sviluppare queste competenze? In generale, se un seminario tende a chiudersi avendo introdotto dei quesiti in più, diciamo, è una buona cosa, cioè è un buon indice di qualità dei contenuti, vuol dire che stiamo pensando e riflettendo e quindi stiamo facendo attività seminariale. Io darei per ultimo direi di chiudere ad Alberto dal POTS. Mi sarebbe piaciuto fare una domanda, ma manca forse l'interlocutore, nel senso che se l'organizzazione fluida, questo titolo di capitolo e che si è attagliato a un caso, no? È un'organizzazione migliore nella transizione tecnologica verso cui andiamo, ecco, quello che viene da dire è come facciamo a introdurre l'introduzione fluida dove oggi non c'è, per esempio in tutto il settore pubblico, ma il settore pubblico qui non è rappresentato e quindi questa non è una domanda da fare. Però ad Alberto Dal Poz direi grazie se chiudi e se hai qualcos'altro da dirci. Grazie Peppe, non posso non pensare, quando si parla di organizzazione fluida, al fatto che la corrispondenza, o comunque il tentativo di cercare una corrispondenza tra questi nuovi modelli organizzativi, tra uno dei tasselli mancanti e la competitività, le performance maggiori delle imprese che riescono ad adottarlo, si scontri necessariamente con quello che è uno dei grandi problemi che il nostro sistema imprenditoriale ha, cioè quella della crescita, virgolette, culturale, prima di tutto di noi imprenditori. Non potevo non pensare, mentre si parlava di organizzazione fluida o mentre vedevamo gli spazi di ITT o le descrizioni di Comau, non pensavo al mio compianto papà che ha fatto 40 anni di lavoro in Pirelli, in cui era tutto normato, tutto organizzato, in cui c'era forse il semaforino appeso fuori all'ingresso dei direttori, come vedevo una volta, non so se c'è ancora qui in Unione Industriale, con questi spazi che necessariamente si devono reinventare e che in qualche modo permettono di avere dei fattori di competitività aggiuntiva. E guardate che siamo strapieni di aziende che la pensano
esattamente al contrario di questa necessità di fluidità. E ci sono delle organizzazioni sindacali, non tanto delle sigle nazionali per carità, ma delle organizzazioni sindacali locali, territoriali, talvolta aziendali, quindi granulari, che vedrebbero come fumo degli occhi l'eccesso di questa fluidità, proprio perché costringerebbe tutti, in qualche modo stanerebbe in molti, ecco. E quindi, se posso permettermi di aggiungere un capitolo a quelli che stavate preparando per le prossime edizioni, sta proprio in questo tipo di confronto, perché ecco, l'essere in qualche modo obbligato a cambiamenti in essere, alle modifiche organizzative delle quali si è parlato questa sera, richiede una crescita culturale, trasversale, multidirezionale e assolutamente pervasiva, alla quale siamo veramente pronti? Cioè, mi piace e mi gasa come imprenditore sentire il nostro Premier che dice prepariamoci perché possiamo parlare di una crescita superiore al 10%, ma ne avremo davvero gli strumenti? Saremo pronti per affrontare questa crescita come sistema fatto da piccole e medie imprese, da grandi imprese, da filiere complesse e da pubblica amministrazione? Saremo pronti nel momento in cui forse l'elemento veramente mancante è la capacità di essere dei buoni project manager? E il PNR avrà un bisogno assoluto di programmazione da questo punto di vista, che dovrà passare appunto dai grandi driver, dai grandi filoni di cui si occuperà la pubblica amministrazione, ma che necessariamente poi impatterà sul mondo che è più il mio, quello delle piccole e medie imprese. Quindi gli elementi sono tanti, sono uno più interessanti dell'altro, però dovremmo avere un rigore, una disciplina nell'affrontarli, e questo penso che sia l'elemento cruciale in cui il vostro lavoro, del quale ringrazio, e che verrà svolto nei prossimi seminari che avrete l'opportunità di coordinare con la nostra Unione Industriale, ecco, sono sicuro che di qui salteranno fuori degli strumenti preziosi per le nostre imprese e per il nostro sistema. Grazie. Grazie Alberto, e direi grazie intanto a tutti quelli che hanno avuto pazienza anche da casa o dagli uffici ad attardarsi fino ad adesso. Grazie ai nostri ospiti, grazie ai discussant, chi ci ha dato una buona rappresentazione della realtà, chi ci ha aiutato ad analizzarla, come Andrea Gavosto e Giuseppe Della Rocca. Di sicuro faremo qualcosa in più, perché mi sembra che dal tavolo questo sia richiesto. Grazie a tutti e alla prossima volta.